Allora, io ho scelto tre opere all'aperto, di fruizione gratuita, perché Roma permette tantissime possibilità da questo punto di vista. E diciamo, seguo una scaletta cronologica. Un'opera che ritengo molto interessante per una serie di motivi che adesso vi vado diciamo, a raccontare è l'opera di Mario Ceroli, titolata Gol. Il titolo ovviamente è emblematico di quello che l'opera rappresenta in qualche forma e maniera ed è un'opera che è stata realizzata per i mondiali del 90 e attualmente si trova a Piazza Pollodoro, che è praticamente una zona non lontana dal Maxxi, quindi altra area diciamo di arte contemporanea, e vicino a quel villaggio olimpico che è stato realizzato pure per altri motivi di sport, quindi per le Olimpiadi del 1960. L'opera, tra l'altro, è divertente, ma fu anche raffigurata in un francobollo. Dico divertente perché il francobollo era di 450 lire e oggi ci sembrano dei tempi lontanissimi, in fondo stiamo parlando invece del 1990. Quest'opera di Ceroli aveva inizialmente una collocazione appropriata vicino allo Stadio Olimpico. Poi è finita all'Eur e attualmente appunto è collocato nell'area, come vi dicevo prima, che si trova vicino a Viale Tiziano. Devo dire che Piazza Pollodoro purtroppo è in stato di abbandono, ma soprattutto la scultura ormai è completamente degradata ed è anche un po', ahimè, il simbolo in negativo dell'incuria con la quale la città, badate bene, dico la città, quindi non solo le istituzioni, trattano il bene comune, trattano la bellezza, la cultura e l'arte, quindi insomma questo è anche come dire un grido da parte mia che spero insomma venga raccolto. Mario Ceroli è un artista nato a Castel Frentano a Chieti nel 1938 ed è uno dei protagonisti di quella stagione creativa straordinaria in Italia negli anni 60, a Roma in particolare, che vedeva gli artisti ideare opere di arte visiva, ma non solo, di grande sperimentazione, e spesso gli artisti si riunivano tutti insieme in un luogo particolare che era Piazza del Popolo, tanto è vero che molti di loro sono conosciuti come scuola di Piazza del Popolo, poi di fatto non è stata una scuola, ma insomma comunque ha dato vita a una scena più che una crew, come si dice oggi. Allora, l'opera è di color rame, quindi rossa, 35 tonnellate di peso, in legno di pino di Russia, è alta 16 metri e mezzo, ha elementi aggiunti metallici e la struttura, come nelle caratteristiche di Mario Ceroli, come vi dicevo prima, di fatto anche qui nega il tutto tondo che è tipico della scultura e quindi del monumento, ma giocando con i pieni e con i vuoti, di fatto richiama proprio la volumetria. Sembra che Mario Ceroli con quest'opera abbia voluto, lo cito, sagomare gli spazi per la vita. Questo lo ha detto Maurizio Fagiolo dell'Arco, che è un critico importante. E infatti vediamo questo colosso, questa scultura che è ispirata all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Ed è una sintesi, un assemblaggio, diciamo così, di figure schematiche a incastro l'una con l'altra, che rimandano da una parte ai solidi platonici, dall'altra parte ai classici studi rinascimentali molto interessanti perché diciamo, andavano a parare nell'ambito della geometria, della cosmologia e della filosofia, ma anche ai poligoni bianchi, quelli che diciamo, componevano il pallone da football così come era una volta, perché adesso poi il pallone è cambiato, ma insomma in quegli anni lì era ancora in questa maniera, con queste forme particolari geometriche. Giuseppe Venone è un artista di Garessio, in provincia di Cuneo, in Piemonte, ed è nato nel 1947. È un artista protagonista dell'arte povera, quel movimento di rinnovamento dell'arte che ha riunito artisti nella seconda metà degli anni 60 che poi hanno sperimentato e sono andati avanti nella loro ricerca in maniera assolutamente autonoma. Foglie di pietra, questo è il titolo dell'opera di Venone, si trova a Largo Goldoni, che è uno slarghetto praticamente su Via del Corso ed è stata completamente finanziata dalla Maison del Lusso Fendi perché si trova proprio di fronte al palazzo, simbolo appunto di questa industria dell'alta moda. Foglie di pietra è un'opera ascensionale, totemica, è un mix di architettura, arte e natura. E quando parlo di natura parlo anche di cielo e di terra. Sono queste delle caratteristiche tematiche proprie dell'artista che ci fa anche vedere
una ricerca sui segni archetipici laici della vita. Quindi l'uomo c'è, ma non si vede, aleggia continuamente in queste opere incredibilmente interessanti. E andiamo a descrivere l'opera, anche se la potete vedere, fateci un salto perché bisogna essere lì di fronte a questa cosa enorme per capire quanto è possente e quanto è anche misteriosa. Si tratta di due alberi di metallo in bronzo, sono alti 18 metri, uno e l'altro 9 metri, e nell'intreccio dei loro rami sostengono un blocco enorme di marmo a più o meno 5 metri di altezza da terra, e questo marmo è scolpito e pesa 11 tonnellate. Quindi immaginatevi che l'effetto è assolutamente poderoso, spiazzante. Uno si domanda perché quella pietra è proprio lì su, come può reggersi, è contenuta come in un nido o è caduta lì? Da dove viene? È natura o cultura? Come fa il tutto a stare così in equilibrio? La scultura poeticamente rievoca anche delle antiche rovine delle città che sembrano riassorbite dalla vegetazione e rimanda anche all'idea del tempo e della caducità. Lo dice l'artista stesso, quindi lo possiamo comprendere molto meglio dalle sue parole. Lui dice: gli alberi ci appaiono solidi, ma se li osserviamo attraverso il tempo, nella loro crescita, diventano una materia fluida e plasmabile, che dunque quindi ci richiama il ciclo della vita e della morte, quindi questa caducità, e quindi, come vedete, una volta di nuovo l'uomo e la vita sono presenti sempre nelle sue opere. Roma da molto tempo è diventata la città della street art, o della cosiddetta street art, cioè dei muri legali graffitati, taggati, pieni di murale, quindi murales. Quindi possiamo dire che in qualche modo si è caratterizzata per un allontanamento da una scelta, diciamo, illegale, seppur talvolta resistenziale, ad una scelta resistenziale di altra natura, un po' più appunto legale e aperta alla collettività, di grande abbraccio. Ebbene, tra diciamo, le varie forme d'arte street disponibili alla vista e al cuore di tutti noi, ne possiamo trovare uno meraviglioso a San Lorenzo, il quartiere, diciamo, universitario, che ahimè adesso è un po' caduto in disgrazia perché è diventato anche questo una zona, diciamo, abbastanza degradata, zona di spaccio però pesante, serio, insomma, e quindi forse avrebbe bisogno di una maggiore attenzione culturale, istituzionale. Devo dire che quest'opera che noi andiamo adesso a vedere sicuramente muove in questo senso. Il 25 novembre del 2012, in Via dei Sardi, questa è l'area dove appunto questo muro banale si trasforma e diventa il muro della memoria, Elisa Caracciolo, insieme ad un gruppo di donne, realizza una serie di sagome di figure femminili. Si tratta di una parata, diciamo così, di 107 sagome bianche completamente, di queste donnine che si tengono per mano, un pochino come avete presente i ritagli dei bambini, quella specie di origami che poi si ritagliano con le forbici e vanno a creare una specie di giro tondo. Ecco, l'idea è un po' quello. Queste sagome sono apparentemente anonime e sono, diciamo, indicate da una specie di etichettina che dice appunto il loro nome e la data in cui loro sono state uccise, perché si tratta di un murale contro il femminicidio, per omaggiare appunto le vittime di questo sterminio. Si tratta di fatto di un monumento ai caduti, un monumento alle cadute per la verità, solo che non ha un'area monumentale, ma è proprio un'opera che in qualche modo abbraccia tutti noi, proprio perché si trova su un muro per la strada in città, e quindi un'opera di arte, diciamo, pubblica e in un certo senso anche partecipata, perché ci hanno partecipato alla realizzazione, hanno partecipato tantissime persone, anche anonime. Questo murale è molto interessante perché si tratta di una delle rare forme, diciamo così, compiute di una opera di narrazione, di sintesi e di simbolo, quindi racconta qualcosa in una maniera estetica e poetica molto commovente, molto potente, però nello stesso tempo è un grido, è una denuncia, è uno sguardo allarmato su una piaga, purtroppo, che allora, quando è stato realizzato, contava in un anno, stiamo parlando appunto nel 2012, di 107 vittime. Purtroppo adesso potrebbe essere un murale con un muro infinito, perché purtroppo siamo arrivati ad un numero tale di
omicidi di donne per mano di uomini incredibilmente alto, e quindi capiamo bene che questa è diventata una piaga sociale serissima, che l'artista, che le artiste, che le persone sono riuscite lì in quel muro a raffigurare. Devo dire che l'opera è stata, come tutte le opere di street, purtroppo, come dire, è alla mercé di chiunque, quindi anche vandalizzata in maniera anche molto volgare, devo dire. Quindi poi vedete come l'arte pubblica poi viene amata dal pubblico, e quindi una serie di cittadini volontari sono andati a ripulirli, e tra l'altro anche il gruppo ampio di Retake in qualche modo lo ha adottato, e quindi di quando in quando va a risistemarlo, ridipingerlo, chiamando spesso anche l'artista, quindi a dare un ultimo tocco per evitare che l'opera sia proprio vandalizzata, perché questo non va bene. Capiamo l'interazione, ma il vandalismo no.